Ragazzi, oggi lavoriamo a un progetto che mi sta molto a cuore. Riguarda una persona straordinaria che ha fatto molto per la nostra città. Un grande uomo e un profeta della speranza. Giorgio La Pira. È stato sindaco, mi pare. Ma non era un prete. Io non l'ho mai sentito. Pensiamo agli anni 50, 60, la Firenze di allora. L'alluvione. Vabbè, questo lo sappiamo. E ha scoperto l'America. Ragazzi, siamo di fronte a un gigante. A un uomo che viveva come se il Signore fosse accanto a lui ogni giorno, operando in modo tenace e coraggioso nella vita di tutti i giorni. Era un uomo libero da schieramenti politici, con una sola tessera, il battesimo, e un unico direttore, lo Spirito Santo. Ecco, mi piacerebbe se a casa faceste degli approfondimenti, magari andate a vedere su internet, o meglio, chiedete ai vostri nonni, magari vi raccontano qualcosa di quegli anni, della Firenze di allora. Mia nonna si ricorda tutto di Firenze. Ah, il mio nonno sa tutto sull'alluvione. Prof, ma la Pira era una sci. Sì, la Pira è nato a Pozzallo, in provincia di Siracusa. Un conterraneo di Antonio, prof. Certo. Lui viveva in un quartiere chiamato Vicci e nella sua casa c'era una terrazza. Così chiamava la sua città, la terrazza sul mar Mediterraneo, centro ed incrocio di civiltà. Chissà se pensava dalla sua terrazza di guardare così lontano ed innamorarsi di Firenze, che lui chiamò città sul mondo. Però andiamo per ordine. Giorgio La Pira è nato a Pozzallo il 9 gennaio del 1904. Suo padre si chiamava Gaetano e sua madre Angelina Occhipinti. Lui fu il primo di sei fratelli. Così nel 1913 si trasferisce a Messina e là, a casa dello zio, prosegue le classi elementari e finisce gli studi. Nella città dello Stretto, voi pensate che siamo nel periodo post-terremoto, si riunisce in una baracca con studenti, anche più grandi di lui, per parlare di letteratura, di poesia, di filosofia e anche di politica. E, conseguito il diploma di ragioniere, entrò nella ditta dello zio, che era una sorta di tabaccheria e generi vari, e volle con sé il suo amico, Salvatore Quasimodo. Ma chi, il poeta? E certo, che pensavi fosse? Ha preso anche il nome per la letteratura. Giorgio riscuoteva le fatture e Salvatore spediva la merce. La loro fu un'amicizia profonda, anche se presero strade diverse. E tra l'altro tennero un'intensa attività epistolare. Il poeta scriveva spesso a Giorgio La Pira per poter valutare con sincerità la sua produzione poetica. Giorgio La Pira scriveva sempre a mano, però anche con annessa copia dattiloscritta, perché diceva che così le persone riescono sempre a capire e non fraintendere. Caro Salvatore, ho letto i primi versi che tu mi hai lasciato. In te vi è un grande cammino verso la fede. Tu sei credente, ma non ancora del tutto nei valori spirituali. Intendo dire che non sei uno che crede, che ha una fede sincera, pura come la fede di un bambino. Caro Giorgio, ti mando una poesia. A chi altro mandarla? Fra qualche giorno te ne manderò un'altra. Umile e fredda, vicina alle nostre anime di conquistatori e di distruttori di sogni. Da te mi aspetto sincerità di giudizio, un po' di speranza e la parola dello Spirito. Nelle poesie che finora mi hai inviato sei un terreno umano. È necessario che l'orientamento della tua poesia si sposti dalla luce d'alba verso la luce vera, che è il suo centro nel sacramento dell'amore. Accostandoti a Gesù, per te si apriranno le porte dell'amore divino. Caro Giorgio, c'è un unico modo per ringraziarti, dedicarti una poesia. Si china il giorno. Mi trovi deserto, Signore, nel tuo giorno serrato ad ogni luce. Di te, privo, spauro, perduta strada d'amore, e non m'è grazia, nemmeno trepido cantarmi che fa secche mie voglie. Tuo amato è battuto, si china il giorno, e colgo ombre dai cieli,
Che tristezza, il mio cuore di carne. Tu ed io siamo i due aspetti della stessa intimità. Abbiamo un'origine comune, ma strade diverse. Spero che la fede diventi la nostra meta comune. Giungiamoci assieme, contemporaneamente. Tu dalla poesia e io dalla filosofia. Ragazzi, prima di conoscere la pira, noi dobbiamo conoscere la sua fede profonda e l'importanza che ha avuto per lui la preghiera. Il 1925 segna l'ingresso nella fede. Lui racconta di essere andato in un convento delle claustrali e di aver ascoltato il canto, e la chiamò un'esperienza mistica. E sempre nel dicembre dello stesso anno lui decise di diventare terziario domenicano. Lui era venuto alle Caldine, dove mi trovavo io a quel tempo, per una convalescenza, per cui io sono stato insieme a lui per un mese intero, anche più. E sono successe tante cose, tante aneddoti che potrei raccontare. Uno carino è questo qui, che siccome l'avevamo messo di fronte al telefono, il convento non aveva tanti telefoni, ognuno in una stanza, ma c'era un telefono solo. Questo telefono era di fronte alla sua stanza, appena squillava lui si precipitava subito pensando appunto che volessero lui. Difatti tante volte volevano lui, lui faceva tante telefonate anche internazionali, eccetera, e spesso volevano lui, però non sempre volevano lui. Una volta successe che volevano Padre Alfonso, che ero io. Vorrei parlare con Padre Alfonso. Scusi, Padre Alfonso in questo momento non c'è. In questo momento non c'è, però se lei aspetta, io vado a cercarglielo, molto disponibile sempre il professore così, vado a cercarglielo subito. Ecco, mentre aspetta, faccia una cosa, dica le preghiere del mattino, le ha dette le preghiere del mattino? Dopo questa persona dice, ma chi era che mi aveva detto le preghiere del mattino? Diceva il professor Lapira, professor Lapira, o se l'avessi saputo. Allora diventa prete. Scusi, prof, ma che vuol dire terziario? Terziario è un laico, cioè una persona come me che svolge la sua professione, sposato, celibe, che decide di avviarsi verso la strada della santità con i mezzi e la spiritualità, in questo caso, dei domenicani. Ma lo possono fare tutti? La strada della santità, ragazzi, è aperta a tutti. Anche a Pandolfini? Certo, anche a Pandolfini, ammesso che lui comunque compia i 18 anni, perché si può fare soltanto una volta compiuti i 18 anni. E dipende da lui, chiaramente. Il professor Lapira decise di diventare terziario domenicano dopo l'incontro con padre Franco De Vita, che guidava la chiesa baracca di Messina. Due sono le cose che resteranno sempre nel cuore di Giorgio Lapira: la chiesa di Cristo Re e le baracche della città. Ma a Firenze quando arrivò? La pira arrivò a Firenze il 3 maggio 1926 e in due mesi riuscì a prepararsi per l'esame di laurea in giurisprudenza. Due mesi? Era un grande. Certo, Enrico. Sì, ha ragione, sì, era un grande. E portava la gioia del Vangelo e la speranza, donando sé a tutti, sempre. E questo lo faceva nella vita di tutti i giorni, quando passeggiava, incontrava qualcuno, parlava con gli studenti. La prima volta che fece ingresso all'Università di Firenze, un bidello lo scambiò per uno studente. Leggete a pagina 8. Facciamo così. Lapo, sì, allora Lapo fa il bidello e Antonio Giorgio Lapira. Ehi, matricola, o che si viene a scuola in sandali? In sandali si fa anche in paradiso. E si andrà anche in paradiso, ma siamo all'Università di Firenze e qui anche i professori non portano mai sandali. Io sono il professor Giorgio Lapira. E allora la si accomodi, ma e si andrà benino. Se ne fregava di cosa poteva pensare la gente. Era un grande. Quindi era un domenicano e insegnava?
Sì, insegnava diritto romano. Lui diceva che nel diritto romano stanno le nostre origini e le radici della nostra storia. Lui diceva che i diritti dell'uomo preesistono ad ogni istituzione. Gli studenti all'inizio lo prendevano in giro, lo beffeggiavano. Però poi, parlando con lui e con il suo modo simpatico di gesticolare, con quell'accento un po' siculo fiorentino, le persone avevano piacere di stare con lui. E poi lui gesticolava, usava citazioni bibliche, i ricordi di quando era bambino, della sua vita, e quindi era una persona piacevolissima. Ma abbiamo delle distrazioni o qualcosa di simile? Vabbè, basta andare su internet. Persone ancora vive che l'hanno conosciuto ci sono? Il mio incontro con Giorgio La Pira è stato un incontro bellissimo, perché ero in piedi nel Salone del Cinquecento nel 1956, quando studiavo a Firenze e io provenivo dalla Sardegna. Ebbene, fu una cosa interessantissima e bellissima, perché La Pira parlava a tutti i rappresentanti della terra, cioè parlava agli uomini del Mediterraneo, parlava agli uomini dell'Europa, del Sud America, parlava dei problemi dell'uomo. Giorgio La Pira io l'ho conosciuto nel 1968, mentre ero capo degli studenti del Liceo Artistico di Firenze e si era occupato la sede che era in condominio con l'Accademia di Belle Arti. Piazza San Marco, dove ora c'è l'Accademia di Belle Arti, c'era anche il Liceo Artistico. E lui venne a bussare alla porta dove noi c'era asseragliati per chiedere di me. Era accompagnato dal mio professore di pittura e questo professore gli aveva parlato di me, della mia azione politica, e c'era un giovane cattolico che guidava gli studenti del liceo artistico, la cosa insomma aveva colpito La Pira. E da lì poi non ci siamo più persi di vista, perché dopo un colloquio durò circa un'ora nella libreria editrice fiorentina, allora era in via Ricasoli davanti al liceo artistico, all'Accademia di Belle Arti. Non ci siamo più persi di vista fino a che lui non è morto, perché quando il professor La Pira aspirò io ero nella camera, nella clinica dove lui era ricoverato, insieme a altre persone, tra cui due frati domenicani, la Fioretta Mazzei, il professor Briani e Monsignor Gastone Simoni, poi vescovo di Prato. E quindi io sono stato molto vicino alla Pira praticamente tutti i giorni, dal 1968 al 1977 quasi. La Pira, il professore, l'ho conosciuto attraverso mio padre, erano in grande amicizia, mio padre era interessato al dialogo, era italiano pure lui, ma viveva in Israele e quindi era un tramite per dialogare fra italiani ma non italiani sul rapporto fra le religioni, sulle origini comuni delle nostre tradizioni. E quindi c'è stata subito una grande sinergia fra mio padre e La Pira quando era lui e anche il sindaco di Firenze. Era amico mio, in quanto che noi ci conoscevamo già prima che venisse alle Caldine. Lui mi chiamava il frate musico perché suonavo, cioè, e approfittavo in ogni occasione. Appunto, lui amava molto la musica, c'era molto, per lui aveva un grande significato la musica. Ogni volta che parlava di musica si rivolgeva sempre verso di me. E una volta disse: Padre Alfonso, oggi hai detto una messa meravigliosa, mai sentito una messa detta così bella come l'hai detta te?
io mi sentii inorgoglito e pensai, ma il professore, ma tutti diciamo l'ha messa uguale, che non esiste mica una messa bella, una messa brutta, no, no, ma la tua è stata bella. Ma perché gli è piaciuta forse la mia omelia per caso? Beh, per la verità io ero in un posto dove non sentivo bene, non è quello. E allora perché gli è piaciuta la messa? Mi è garbato molto che nel meglio tu intonavi un canto. Arriviamo al 1939. Siamo allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Sì, il professore dà vita alla pubblicazione di una rivista chiamata Principi, una sorta di bussola per l'umanità che in quel momento stava soffrendo. Critica ogni forma di razzismo e di stato totalitario. Ma nel 1940, in uno dei numeri, tra l'altro importanti, in cui si parlava del desiderio più vitale dell'uomo, che è la libertà, la rivista viene soppressa. In quel periodo viene ricercato dai fascisti e si rifugia proprio a casa, per questo motivo si rifugia a casa dei Mazzei a Fonterutoli, che è in provincia di Siena. Fioretta Mazzei, tra l'altro figlia di Jacopo Mazzei, è stata una delle collaboratrici più strette di Giorgio Lapira. Ed è proprio in quel periodo che nelle conversazioni con Jacopo Mazzei Giorgio Lapira pensa alla Costituzione. Nel 1948 viene eletto alla Camera dei Deputati nel Ministero De Gasperi. Dal 1948 al 1950 sono molti gli interventi che lui portò avanti con successo. L'intervento all'Ilva, alla Carbon Sarda e alla Breda di Sesto San Giovanni. Lui aveva sempre a cuore la questione sociale e la pace. Il 5 luglio del 51, Giorgio Lapira viene eletto sindaco di Firenze. Ma a un anno di distanza dalla sua elezione venne approvata una legge che rendeva incompatibile la carica di un sindaco con la nomina a deputato. E lui? Lui scelse Firenze. Giorgio Lapira convocava tutte le settimane Pino Arpioni e gli domandava se diminuivano gli sfrattati, i disoccupati, e diceva: se non cambia qualcosa, la nostra politica è fallita, è meglio che andiamo a casa. Carissimi, vi ho convocato nel mio ufficio per risolvere i problemi, quelli più forti, quelli più grandi, quelli più importanti che abbiamo in questa città. Dobbiamo dare delle risposte e noi le daremo. Prima fra tutte il problema degli alloggi. Voglio assolutamente aprire un ufficio alloggi per dare le case ai senza tetto. Le richieste d'alloggio sono in aumento, molti si trasferiscono in città e manca un piano regolatore. E non possiamo mica dire lei è senza casa e aspettiamo il piano regolatore? Ragionare Cardini, allora dobbiamo subito assolutamente fare un progetto per realizzare delle casette, delle case minime. Ma chi lo firma? E firmo io, poi si vedrà, lei intanto lo faccia e lo faccia rapidamente. Sarà un problema e poi in tempi brevi... E non c'è altra soluzione, dobbiamo farle. Ma lo sa che costano 1 milione l'una? E ne faremo 1000! Occorrerà 1 miliardo! Bravo, vedo che sa fare bene i conti, ma lo sa che anche io sono ragioniere, eh? Lo so, ma mi permetta d'avere qualche dubbio su come trovare tanti denari. Non si preoccupi, guardi, penserò io a inoltrare la richiesta di finanziamento al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ci penso. E ci sono anche gli sfratti. Quest'anno sono 799 e il prossimo anno se ne prevedono più di 1000. Scriverò al pretore, scriverò al prefetto e cercherò di ottenere una graduazione, una sospensione. Ma come si fa a buttare un disgraziato in mezzo a una strada? Prima gli dobbiamo trovare una casa, poi gli facciamo avere lo sfratto. Temo che tutti questi interventi non basteranno. Ah sì? E allora io chiederò a tutti i proprietari immobiliari di affittare momentaneamente le loro case al comune. E se non ottengo risposta, requisirò tutte le ville gentilizie. Va bene? Ma si potrà rischiare la denuncia dei proprietari? Farò ricorso a una legge del 1865. Fioretta, ne ho parlato anche con suo padre. L'uomo viene prima di tutto. E poi parlerò con la cassa di risparmio e troveremo qualcuno che ci darà una mano. Bisogna far lavorare, bisogna aprire i cantieri di lavoro, veloci, mi raccomando. La gente si accalca, in questi giorni non sappiamo come fare a dare il latte ai bambini nelle scuole.
Daremo il latte gratis ai bambini delle scuole dalla settimana 21. Quanti sono? Sono 23.000. Faremo il possibile e l'impossibile per adempiere a una delle pagine più belle del Vangelo. Risolvere i problemi più urgenti, partendo dai più deboli. Forniremo a tutti gli studenti, non importa di quale ceto siano, una bella merenda a base di latte. E magari ci mettiamo sopra anche un po' di cioccolata. Oh, mi raccomando, che sia zuccherata bene, eh? Apprezziamo la sua iniziativa, ma non riusciremo ad accontentare tutti. Ha ragione, ma bisogna pensare ai bisogni essenziali della comunità. Bisogna aiutare le vedove, bisogna dare loro lavoro, bisogna dare sicurezza agli anziani, prospettive ai giovani, anche un futuro ai giovani. La scuola, l'avviamento al lavoro, tante cose. Ci sono da ricostruire i ponti, le case. Ridare vita alle attività finanziarie, commerciali, agricole, industriali. Se c'è uno che soffre, io ho un unico obiettivo da raggiungere. Che questa sofferenza sia diminuita, o meglio ancora lenita. E noi ci dobbiamo rimboccare le mani. Tanto va a finire che prima o poi ci butterò tutti dentro. Adesso però diciamo un'Ave Maria tutti insieme, eh? Ave Maria, piena di grazia. Oggi uno come lui, prof? Certo, anche se si troverebbe in un'altra situazione difficile. La storia si ripete. Come avete capito, la Pira come sindaco di Firenze dal 51 al 56 dovette affrontare tante situazioni drammatiche. Leggiamo i dati a pagina 14. Lorenzo. In città c'erano oltre 22.000 disoccupati, di cui 7.000 licenziamenti recenti. 3.000 giovani alla ricerca di un primo lavoro. 22.000 cittadini avevano il libretto di povertà. Nel corso del 1953 avvenne la più grande crisi, quella della Pignone, messa in liquidazione con 2.000 licenziamenti. Allora era la più grande impresa industriale di Firenze. Nella fabbrica occupata, la Pira andò a trovare gli operai e una domenica mattina partecipò alla messa celebrata da Don Bruno Borghi, che era un giovane parroco del quartiere di Rifredi, e autorizzata dall'arcivescovo di Firenze. Ragazzi, ricordiamoci che in quegli anni l'occupazione era un reato. Seguirono mesi di trattative, di polemiche, ma alla fine la fabbrica fiorentina si dedicò alla produzione, alla progettazione e di manufatti industriali per la ricerca e l'esportazione e la raffinazione del petrolio, grazie all'intervento di La Pira che alle prime ore del mattino chiamò Enrico Mattei al telefono. Giorgio, che succede? Hai presente che ore sono? Mi devi salvare la Pignone. Sono 2.000 lavoratori che lottano per il loro posto di lavoro. È la più grande fabbrica cittadina. I proprietari si sono arricchiti nel dopoguerra e adesso non vogliono spendere un soldo nella riconversione industriale. Tu sai bene che succede. Le nostre aziende, il bilancio delle nostre aziende, non sarà facile trovare una soluzione. Ma sono già arrivate le lettere di licenziamento! Guarda, ti giuro che quando verrai a Firenze mi troverai dentro la fabbrica con gli operai, perché io non cederò mai. Sì, prudente, lo sai i costi della riconversione, siamo entrambi ragionieri. Ma potrebbero intervenire le banche, la gente qui ha fatto le collette, c'è tanta solidarietà. La questione non è esclusivamente sindacale e locale, no, caro. Qua coinvolge tutto il paese. Guarda che qui può essere il licenziamento l'innesco di una grande conseguenza sul piano sociale e sul piano economico. Tu sai quanto ti stimo e quanto sono per il tuo impegno, ma non sarà facile trovare una soluzione. Atti come questi della Snia Viscosa, che ha deciso di sbarazzarsi della Pignone, sono i veri atti rivoluzionari. Questo accelera l'avanzata del comunismo nel nostro paese. Guarda, ieri ho parlato con il Ministero degli Interni, con il Ministro Fanfani. Mi ha detto che ti ha telefonato per cercare di convincerti di non prendere più delle manifestazioni verbali, di comportarti come un sindaco della Repubblica, con le leggi vigenti. Io non sono un sindaco, come non sono stato un deputato e non sono stato un sottosegretario. Io, per la grazia del Signore, sono un testimone del Vangelo. E lo sai che mi ha suggerito lo Spirito Santo? Conoscendo te ho capito tutto. La fabbrica, oltre a produrre telai tessili, progetterà anche delle turbine.
Come sempre tu mi capisci al volo. E se le turbine potessero essere utilizzate per l'estrazione del petrolio? Vedrò di rendere possibile la creazione di un nuovo Pignone. Bravo Enrico, mi hai capito alla lettera. C'è bisogno di piani, bisogna fare dei piani. C'è scritto nel Vangelo. Ancora una volta sei sorprendente. Tu e la tua testardaggine. Dobbiamo convincerci che da questa crisi economica si esce con l'intervento dello Stato. In Italia bisogna garantire un posto di lavoro anche nelle industrie private. Deve diventare una norma di comportamento. Perché non pensare a una terza strada, a uno statalismo di natura cristiana? E il 4 ottobre del 1955 Giorgio La Pira invita a Firenze tutti i sindaci delle città capitali del mondo. E ora, dice La Pira, per la presenza responsabile e libera dei popoli, di tutti i popoli della terra, per la pace. Per la pace. Qui, dice La Pira, dovete venire, tiro fuori una pergamena, firmare tutti, tutte le città della terra devono firmare la pace, che non vogliono morire, che non vogliono la distruzione, a quel tavolo laggiù. E qui era uno spettacolo di luce, anche di cartelli, perché era come all'ONU. 1955, 4 ottobre, firmarono a destra e a sinistra, oriente e occidente, firmarono la pace a qualunque costo. Unire le città per unire le nazioni. Forte l'idea. E chi intervenne? Erano tanti. Intervenne anche il sindaco di Pechino, pensate. E tutti firmarono una pergamena curata e letta dal professor Dino Pieraccioni. Ok, yeah, guaretti di Donato. Credo proprio di no. Su questa collina Giorgio La Pira portava i sindaci di tutte le città del mondo, soprattutto quando organizzava i famosi convegni. E da quassù faceva vedere loro sia la città presente, sia il suo futuro. E chiedeva a tutti i sindaci del mondo: fate in modo che le vostre città abbiano questa bellezza, questo respiro e soprattutto questa attenzione verso il futuro, che qui a San Miniato è così chiaramente percepibile, considerando anche il fatto che la basilica è rivolta verso oriente, verso est, verso il sole che sorge, dunque ogni mattina proiettata verso quel qualcosa ancora non conosciuto che la luce del giorno ci porterà e ci donerà. Per La Pira l'uomo era al centro dell'universo, cioè la persona umana. Tutto doveva convergere nell'interesse principale dell'uomo. Quali erano gli interessi? Cioè il lavoro, la dignità, la solidarietà e la salute, oltre alle istruzioni. Quindi La Pira si è sempre battuto per questo. Quando lo conobbi io rimasi subito affascinato. Il professore amava stare con i ragazzi, sempre con tenerezza e con gioiosità, unitamente alla disponibilità, all'ascolto e ai consigli paterni. Sentite che cosa diceva di voi. Le generazioni nuove sono come gli uccelli migratori. Come le rondini sentono il tempo, sentono la stagione. Quando viene la primavera, essi si muovono ordinatamente, sospinti da un invincibile istinto vitale, verso le terre ove la primavera è fiore. E ogni occasione buona via Bardiana per fare scuola con le nostre ragazze. Bello, è una bella cosa, bravi, bravi, bravi. Bene, anche in questo ci accusano davvero molte cose. Ragazzi, è arrivato il sindaco, il sindaco. Sapete cosa vuol dire sindaco? Sindaco è una parola che deriva dal greco, vuol dire colui che sta con qualcuno per difenderlo.
Il sindaco è come il capitano di una nave. Ce l'avete presente una nave? Che tutti vanno quando hanno un problema al capitano. Capitano, sono senza casa. Capitano, sono senza luce. È come il capofamiglia. E quando in una famiglia anche uno solo rimane senza pane e si lamenta, ecco che tutta la famiglia rimane disturbata. E come sindaco, due sono le cose in cui mi impegno e mi impegnerò sempre per risolvere: il lavoro e la casa. Il lavoro soprattutto, che insieme alla preghiera è proprio alla base della vita umana. All'Isolotto hanno costruito una città satellite come a Sorgane. Dico sempre io città satellite, non case. Quando ho dato le chiavi al primo inquilino gli ho detto: amatela la città come parte integrante della vostra personalità. E dovete piantare qui le radici, e le radici qui le pianteranno quelli che verranno dopo di voi. E ricordatevi che la casa è il nido della famiglia, e voi siete i fiori benedetti della famiglia. Scusa, signor sindaco, potremo venire a trovarla a Firenze? E come no, sarei felicissimo. Così facciamo una bella giratina lungo l'Arno e vi faccio vedere il ponte nuovo, quello che hanno costruito intestato a Amerigo Vespucci, che con Cristoforo Colombo ha scoperto il continente che da lui ha preso il nome. Perché Amerigo Vespucci nacque a Peretola, ma fu battezzato Ogni Santi. Tant'è vero che quando andò in Brasile gli mise il nome di Golfo d'Ogni Santi. Venite a Firenze, vi faccio vedere dei giardini meravigliosi, i tabernacoli in tutta la città, e poi vi porto a Belvedere, da lì si vede benissimo Firenze, e poi a San Miniato, che è uno dei posti più belli del mondo. Cari ragazzi, Firenze Dio l'ha creata come un'oasi di bellezza e di pace. L'ha creata perché vedendo la bellezza di Firenze si vedesse anche la bellezza di Dio e in lui si unisse nella gloria e nella pace. Oh, e adesso vediamo che vi ha insegnato Don Milani, Dimmi qualcosa tu, su. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Bene, immaginiamo però che all'inizio ci sia scritto in nome di Dio, E ora vi saluto, E ci vediamo in paradiso. Fra 100 anni, E quando venne a ricevere dunque Zeffirelli il premio Medaglia Beato Angelico Patrono Universale degli Artisti qui a San Marco, si interessava a Zeffirelli di sapere dove erano i luoghi dove lui da ragazzo, da bambino, da ragazzo veniva, si incontrava con gli altri nell'associazione nella, quel tempo si diceva dell'Azione Cattolica, ecco. Successe questo, che lì, qui nel chiostrino che accanto, il chiostrino delle mostre, chiostrino di grande prestigio perché ci ha esposto Salvador Dalì, a quel tempo però era semplicemente il luogo dove si ritrovavano i ragazzi dell'Associazione dell'Azione Cattolica. E successe un giorno, e l'ha raccontato lui questo, che Leticò bisticciò con un suo coetaneo, con un altro ragazzo, si picchiarono fortemente, e quell'altro ebbe la peggio. Quell'altro, per vendicarsi con cattiveria, gli disse quello che sapeva che faceva sangue nel cuore di Zeffirelli, di questo bambino, e gli disse alla fine: figlio di... Zeffirelli si buttò in un lago di lacrime a piangere perché appunto gli è stata detta quella cosa che magari altre volte gli era stata detta. Allora ci fu un professorino che gli mise la mano sulla spalla a Zeffirelli, ragazzo, bambino, e mise la spalla, dice: non piangere più e vieni con me. E lo portò. Qui accanto a noi c'è il museo, e dove c'è l'affresco famosissimo nel mondo dell'Annunciazione. Ecco, lo portò lì sulla scala dell'Annunciazione, lo fece salire sempre questo professorino a questo ragazzo, a questo ragazzino che era Zeffirelli. Voi potete immaginare chi era questo professorino, e gli disse: guarda, d'ora in poi tu non devi mai pensare male della tua mamma. Perché la tua mamma, e indicò la Madonna dell'Annunciazione, che la tua mamma è quella lì. Allora Zeffirelli si mise a piangere ancora di più. Ed era proprio l'amore per il futuro
la tensione nella speranza ad animare tantissimo dell'attività politica e del pensiero di Giorgio La Pira. Per questo un uomo che amava i giovani, un uomo che pensava alla società in vista dei giovani, senza tuttavia dimenticarsi la tradizione che una città porta con sé, inscritta nelle sue pietre, nei suoi ponti, nei suoi palazzi, nelle sue chiese e soprattutto nel cuore della gente. Per questo La Pira pensava che l'unico modo per curare la città era riagganciare il presente alla tradizione, alla memoria e attraverso questo sguardo sul passato progettare il futuro. Parlava spesso dell'angelo custode, che probabilmente lo accompagnò anche nel viaggio in URSS. In Russia? Nell'Unione Sovietica. Sì, perché dovete sapere che quando ci fu il convegno dei sindaci di tutte le capitali del mondo, avvenne un episodio singolare. Voglio leggere. Alla fine della messa, in Santa Croce, il vecchio cardinale benedicente si spinse sino alla balaustra. La Pira si avvicinò, seguito dagli altri sindaci, per il baciamano. E il sindaco di Mosca, non volendo essere da meno, fece anche a lui il suo bravo baciamano, immortalato dal fotografo Giulio Torrini, e la foto fece rapidamente il giro del mondo. Pensate, nel 1955 la notizia fu clamorosa. Il sindaco comunista di Mosca che bacia la mano all'arcivescovo cattolico di Firenze. Da qui, clamore per clamore, il sindaco di Firenze venne invitato a Mosca. Sembrava una follia. In piena guerra fredda, nessun politico occidentale aveva ancora oltrepassato la cortina di ferro. E così con il suo amico e giornalista Vittorio Citterick partì, ma disse che sarebbero partiti in quattro, perché due erano loro e altri due gli angeli custodi. Prima però volle recarsi a Fatima. E lui, sempre prima di visite importanti o di incontri politici, si recava nei posti a lui più congeniali. Andava a Loreto oppure al Monte della Verna, era particolarmente legato, lo chiamava il luogo delle visite misteriose. Là San Francesco aveva ricevuto le stimmate e il professore diceva sempre: francescani si nasce ma non si diventa. Comunque quella volta andò a Fatima e venne autorizzato tra l'altro a visitare e a parlare con Suor Lucia, e poi andò a Lisbona dal cardinale per chiedere il permesso di portare il messaggio della Madonna in Russia. Ma l'incontro avvenne più tardi, con 3 giorni di rinvii. E perché? Troppo lungo il viaggio. No, non fu per quello. Lui volle recarsi prima a pregare al santuario ortodosso di Zagorsk. E poi, il 15 di agosto, per la festa dell'Assunta, volle andare a messa. Quindi arrivò in ritardo, ma, ascoltate, davanti al Soviet Supremo, lui parla di Gesù Cristo. In una fase storica nuova, tutti vedono che è il momento di rafforzare l'impegno per la pace. Come? Signori, io sono un credente cristiano e dunque parto da questa ipotesi di lavoro. Credo nella presenza di Dio nella storia, nell'incarnazione e risurrezione di Cristo. E credo nella forza storica della preghiera. Perciò, secondo questa logica, ho deciso di dare un contributo alla coesistenza pacifica tra Est e Ovest. Aveva una visione molto precisa di quello che sarebbe successo in Russia, no? Quando lui parlava della Russia diceva: vedrai che la Russia salterà il regime comunista, perché è impossibile che questo regime ateo, oppressore vada avanti, e ritornerà il cristianesimo. E mi diceva: ricordati che tutto gira intorno alla profezia di Fatima, che quando la Russia non sarà più comunista ritornerà a essere una grande nazione cristiana e la storia del mondo cambierà. Ora, su come è cambiata si può discutere, ma sostanzialmente questo è avvenuto. Questo lo diceva quando nessuno poteva pensare alla profezia di Fatima. Il professore andava spesso in Russia, cioè prima di tutto bombardava la Russia, l'Unione Sovietica, di lettere, dicendo sì che loro avevano le armate rosse, che avevano grandi mezzi militari, ma lui c'aveva migliaia di suore che pregavano per la risurrezione e per la dignità dell'uomo, per la pace nel mondo, fra i popoli.
era preoccupatissimo della presenza della bomba atomica in mano dell'Unione Sovietica e anche degli americani. E la triste storia, la grande tragedia umana di Hiroshima lo aveva fortemente colpito, e lui diceva sempre: dobbiamo essere presenti per denunciare la notte nucleare, che sarebbe la fine del genere umano, sarebbe la fine del genere umano. Oggi c'è un potenziale atomico che può distruggere il pianeta. Ecco, questo messaggio sembra fatto da una persona esaltata, da una persona che cavalca l'utopia, che è fuori dal mondo, fuori dalla democrazia. No, è un modo perché le coscienze umane si ribellino a questo stato di cose, questa preoccupazione della guerra atomica che poteva sorgere in Corea, nel Vietnam del Nord, eccetera, era una cosa presente, possibile, così come nel Medio Oriente, per i discorsi della Palestina che chiedeva l'indipendenza, e di Israele che chiedeva il rispetto e la sicurezza, la tutela. Ecco, tutte queste cose preoccupavano profondamente il professore. Ci sono milioni di cristiani, musulmani, ebrei, buddisti, induisti. Perché ferire il loro sentimento religioso? Perché insultare la loro fede trascendente? Noi dobbiamo adeguarci alla crescita dei popoli in tutti i continenti. L'interlocutore non è un nemico da uccidere, ma un uomo. Un uomo con il quale si deve competere nella pace, con contatti diretti e con scambi leali. Facciamo nostro questo slogan, ragazzi. Ripetiamo insieme. Abbattiamo i muri che dividono, costruiamo i ponti che uniscono. Abbattiamo i muri che dividono, costruiamo i ponti che uniscono. Ragazzi, ma qui c'è scritto che Giorgio Lapira è andato anche da noi. E dov'è? In Vietnam. Ci troviamo in un periodo difficile per il mondo intero. È il 1963 e Kennedy viene assassinato. Nel 1964 Martin Luther King riesce ad ottenere la legge sui diritti civili, ma nel 1968 verrà assassinato. Uomini che si erano battuti per la pace. Il professore scrive a tutti i capi di Stato del mondo e nel 66 decise di recarsi da noi. Il viaggio fu avventuroso e molto lungo. E pensate che l'incontro con Ho Chi Minh durò più di 2 ore, senza interpreti e in lingua francese. E alla fine del colloquio, Lapira era riuscito a gettare le basi per un'intesa pacifica tra gli Stati Uniti e il Vietnam. E tutto questo l'ha fatto proprio il professore che portava i sandali. Certo, ma cosa non ti sanno, ragazzi. Aspettate, ma non è finita qua. Alla fine del colloquio, Lapira si accorse di aver finito i soldi e chiese la cifra per poter fare il viaggio di ritorno a Ho Chi Minh. E lui si fece promettere, in cambio ovviamente del favore, che questo colloquio sarebbe rimasto sempre segreto. Ma il 15 dicembre l'aviazione americana riprese i bombardamenti sul Vietnam e il resto lo sapete dalla storia. 8 anni di guerra inutile. Con gli Stati Uniti sconfitti. E tanti giovani ammazzati. Certo, aveva una gran fede. Beh, forse anche per questo l'hanno preso. Ma perché era troppo ottimista? È passato per ingenuo quando invece credeva nella pace. Certo, sì, studiando la sua vita e le sue parole si scopre che dietro ogni gesto c'è una fede profonda e il desiderio di far camminare la storia verso quel tempo di pace e di unità promesso dalla Bibbia. Il suo obiettivo resta uno solo, quello che descrive nel 1936 in una lettera a Piero Bargellini. Allora, caro Piero, il programma è chiaro. Farci santi noi per fare santi gli altri. Arriviamo al 1966, l'anno dell'alluvione. Firenze si trova in un periodo terribile. È una devastazione per la città. Le strade, gli edifici, le opere d'arte, tutto è pieno di fango. E il professor Lapira, nonostante non sia più sindaco da diversi anni, è in prima linea.
È molto carina la storia di un brigadiere che passa a prendere il professor Lapira e insieme si recano proprio ad aiutare tutte le persone sfollate. Lui era sempre in prima linea. L'alluvione di Firenze è merito soprattutto dei fiorentini che si sono rimboccati le maniche, dei fiorentini che hanno lottato dalla mattina alla sera, ma anche la notte, senza tregua, per liberare la città, per liberare i monumenti, per liberare i servizi, per aiutare gli anziani, per ripristinare le scuole. E questo è stato merito non soltanto di Piero Bargellini, che era già anche anziano, ma del sindaco successivo, Bausi, che allora era assessore all'urbanistica. Lui organizzò le squadre. E mi chiamò e mi disse: tu devi andare al cantiere ABC di via Giambologna e chiamare il mondo. Io dissi: chiamare il mondo? Come faccio a chiamare il mondo se i telefoni non funzionano in centro storico? E lui mi disse: vai in prefettura dal viceprefetto Finocchiaro e tu chiami tutti i comuni del nord che sono attrezzati. Ci portarono guanti, stivaloni, perché noi non possedevamo niente, cioè non avevamo attrezzature di niente. C'era la melma, 30-40 centimetri, c'era soprattutto di liberare le biblioteche, gli archivi, cioè tutto quel patrimonio artistico e documentale che la città di Firenze custodiva. E poi soprattutto c'era da trovare l'acqua, l'acqua minerale, perché l'acqua potabile non c'erano, le tubature erano saltate. Dopodiché venne Zeffirelli, che ci fece un film stupendo, e Firenze diventò la creatura del mondo intero. Tutti ci portarono qualcosa, tutti ci mandarono degli aiuti, ma soprattutto ci mandarono gli studenti per salvare il patrimonio artistico della città di Firenze, che è poi il patrimonio artistico del mondo intero. E quindi sistemai 40 giovani che alla fine la storia li mise questo bellissimo nome di Angeli del Fango. Loro hanno contribuito a salvare il patrimonio di Firenze. Lo chiamavano il sindaco santo, anche se in quella definizione c'era più spesso ironia che ammirazione. Lapira aveva capito, con un anticipo di 40 anni sul Concilio Vaticano II, che l'impegno della società non è soltanto la via possibile, ma anzi è per un laico quello che vi ho detto all'inizio della lezione, la via maestra verso la santità. Aveva capito che i popoli sono uniti dalle stesse cose. Il valore della persona umana, la libertà. Il lavoro. La preghiera e la poesia. Da questo nacquero anche i gemellaggi con le altre città. Ad esempio Lapira si fece promotore di legami con Kyoto, Kiev, Edimburgo, Reims, ed era convinto in particolare che Firenze avesse un ruolo speciale, proprio quello di trasmettere un messaggio di pace al mondo. Ma le prospettive di pace come li pensiamo oggi, quindi incontri organizzati, dialoghi e così via, erano veramente lontani, e quindi questo ha dato a tutti i presenti, ecco, una speranza profonda che il dialogo è possibile, che siamo veramente tutti figli di uno stesso Dio, di una stessa religione, e che quindi possiamo coltivare rapporti e fede per il bene di tutta l'umanità. In quel periodo lì aveva proprio questa uscita continua di cose grandi, sia le cose belle che aveva fatto lui, che erano grandi veramente, no? Ma anche le nostre piccole cose, un po' scherzando, un po' per davvero, per lui erano cose grandi. Lo diceva con tanta semplicità, cose grandi. Queste cose le dico perché bisogna ripristinare la verità. La verità è sempre, diciamo, la via maestra della comprensione sia della storia e sia anche della costruzione di un ragionamento politico che abbia solide basi, che faccia capire un personaggio, come in questo caso Lapira. Personaggio tutt'altro che ingenuo. Questo per dire
che tanta gente che parla di La Pira come se fosse una via di mezzo tra un santino con la testina piegata sulla spalla destra o sinistra, o una macchietta, una specie di Totò siciliano che aveva il genio della politica, non ha capito niente di La Pira. La Pira era un uomo di grande cultura, di grande determinazione e un politico vero. Ecco, adesso io voglio prendere spunto da una lettera scritta dal professore ad un giovane amico. Ogni settimana faremo una riflessione sui discorsi e i fatti del nostro Papa. Francesco! Papa Francesco. Ecco, partiamo da un punto che La Pira chiamava assiomatico. Il Papa è Pietro, quindi Francesco è Pietro. E Pietro è la guida di una barca, quindi è la barca di Pietro, destinata ad attraversare i popoli, i continenti, le civiltà e i secoli. Allora, in una barca il capitano che cosa tiene? Il timone. Quello è normale, altrimenti. Il giornale di bordo. Dove annoterà le cose essenziali e le rotte di navigazione. Bene. E quindi allora noi annoteremo le rotte di Papa Francesco. Perfetto. Quindi se noi ogni settimana annoteremo le rotte di Papa Francesco, cioè gli incontri, i discorsi, i contenuti delle omelie, i gesti, noi avremmo il pensiero del capitano verso i ponti universali della grazia, dell'unità e della pace. Che ne dite? Sì, si può fare. Mi sembra una buona idea. Si può fare. In questo momento, prof, anche nei ragazzi ci facciamo molte domande. È un punto di riferimento molto importante. Che ne sarà di noi, del nostro studio? Farsi domande è giusto, ragazzi, è anche legittimo, direi. Beh, se pensiamo ai problemi delle famiglie. Ai soldi non basta mai. Ma noi dobbiamo ricordarci del messaggio del nostro sindaco santo. Alle sue parole piene di speranza, ai tanti semi che producono frutti. Sono ore tristi quelle che attraversiamo. La sofferenza attraversa il mondo in tutte le direzioni. Spesso anche noi siamo dominati dalla stanchezza e dal nervosismo, perché c'è tanta ingiustizia in questa terra, che appare davvero come posta nelle mani del maligno. Possiamo accontentarci? Il Signore non lo permette. Bisogna essere forti fino alla fine. E io sono sicura che dall'anno in cui Giorgio La Pira ci ha lasciato, sopra il cielo di San Miniato brilla la sua luce. Guardiamo quella luce, ragazzi, non ci arrendiamo. Lui non l'ha mai fatto, neanche nei momenti più difficili. E noi dobbiamo seguire il suo esempio, operando nel concreto, usando le nostre capacità e i tanti doni che il Signore ci ha donato. Quando si riflette sulla storia presente, nonostante le immense nubi che si trovano all'orizzonte e che potrebbero provocare la catastrofe del pianeta, nonostante questo, tuttavia, comincia una speranza storica di incalcolabile valore, quale forse mai era stato nel corso della storia umana, cioè la speranza della pace universale, che non è utopia, la speranza della fraternità umana, che non è utopia, la speranza della giustizia, che non è utopia, e tutto questo rafforzato, per così dire, qualificato da due grandi fatti, cioè dalla fioritura dei mistici e degli artisti.